cui troppo spesso le istituzioni, la politica si dimenticano delle realtà forse più importanti, più critiche, dove appunto in un contesto dove le finanze sono poche, dove, come dire, i fondi scarseggiano, troppo spesso notiamo che quei pochi fondi vanno sempre a determinate classi, forse quelle che ne hanno meno bisogno, quando invece troppo spesso le famiglie che hanno più bisogno vengono, come dire, dimenticate o messe da parte momentaneamente. Si nota anche il fatto che non ci saranno a breve delle elezioni, o comunque non sono previste, ma stranamente, insomma, noi siamo qui, quindi per dimostrare che noi non siamo a caccia di voti. Grazie a tutti. Siamo qui perché vogliamo coinvolgere i cittadini nelle istituzioni. Infatti, una prima iniziativa che abbiamo fatto all'interno del municipio è quello di creare proprio uno sportello per il cittadino. Cioè, chiunque di voi, se vuole, può chiamarci, c'è cioè un numero di telefono dedicato, e esprimerci le criticità, i problemi, le cose che volete portare avanti nelle istituzioni a livello municipale. Prima cosa da fare è che i cittadini si riappropriino della cosa pubblica e entrino nel municipio, perché comunque le questioni e i problemi, se vengono affrontati direttamente dai cittadini, sicuramente sono più incisive. I politici non rappresentano più gli interessi dei cittadini. E quindi non possiamo più delegare ai politici questa attività. Dobbiamo essere noi stessi che ci riprendiamo la cosa pubblica e il bene comune. C'è un divario e una disaffezione nei confronti della politica che è sotto gli occhi di tutti. Quindi siamo veramente molto contenti di questo primo passo. Vi invitiamo quindi a partecipare perché quello che noi vogliamo fare appunto è un progetto di democrazia diretta e partecipata, i cittadini che decidono per i cittadini. Grazie. È un quartiere questo che, come parlavo con molti di voi, ricorda per molti aspetti tutti i quartieri della periferia romana, quindi le problematiche che si riscontrano alla fine sono analoghe. Quello che deve cambiare, e per questo è importante che anche quello che diceva Paola prima, la vostra portavoce municipale, è l'atteggiamento delle persone, quindi non più, anzi andrei oltre forse quello che ha detto Paola, cioè non più solo una segnalazione di quello che è un problema o un contatto con loro che sono i vostri portavoce all'interno del municipio, ma un coinvolgimento in prima persona, cioè chi vive un quartiere, chi vive le criticità quotidiane di quel quartiere, i servizi che non ci sono, le case lasciate a loro stesse, nessun spazio per i bambini o per gli anziani o per gli animali che comunque ormai fanno parte delle nostre vite, nessuno in qualità della vita perché per qualunque genere di servizio e bisogno di spostarti e quindi rimetterti nel traffico romano. Chi vive questa realtà quotidianamente ha poi anche la forza, l'intelligenza sociale di dire io mi posso proporre come anche per una soluzione di quel problema. Sono tutte quelle piccole cose che magari tu quotidianamente non gli daresti importanza più di tanto, ma che poi incidono sulla tua qualità della vita quotidiana, il tempo che sottrai alle cose che ti piacciono, agli interessi che vorresti coltivare, agli affetti che vorresti sentire più presenti nella tua vita. A livello parlamentare cerchiamo di portare quelle che sono le idee del nostro movimento, della nostra comunità allargata a livello nazionale. Nello specifico io sono in Commissione Affari Costituzionali, quindi mi sto in questo momento occupando di riassetto, non riassetto è una parola grossa considerando il progetto di legge che ci è stato sottoposto, diciamo delle province, senza riorganizzazione, senza riassetto, senza niente, province, città metropolitane, unioni e fusioni di comuni, stiamo lavorando anche sulla legge elettorale che è la legge cardine di ogni democrazia perché è quella che lega e crea il rapporto tra i cittadini e i loro portavoce all'interno delle istituzioni. Abbiamo seguito il progetto di legge sul finanziamento, sulla finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Diciamo che la mia commissione si occupa magari di quelle
leggi cornice che poi a cascata hanno influenza non diretta sulla qualità della nostra vita. Per quanto riguarda il discorso invece che vi dicevo province e città metropolitane, siccome Roma è città, sarà forse un giorno, prima o poi, città metropolitana, e invece quello riguarda anche in realtà la qualità della vita, perché quando tu vai a legiferare senza un progetto di paese in testa, fai degli interventi spot, come sono questi che ci propongono, questo disegno di legge governativo che ci è arrivato, su cui stiamo lavorando, perché l'iniziativa legislativa non è più parlamentare, quindi cancellate quell'articolo dalla Costituzione, la potestà legislativa non appartiene più al Parlamento ma appartiene al governo, e il Parlamento ratifica. E quindi dicevo, su questo progetto di legge, su questo disegno di legge governativo si è dimostrato proprio la mancanza di una classe politica che non ha un'idea di paese e che quindi va a fare una serie di interventi a sovrapposizione, a stratificazione di competenze tra gli enti locali, che poi alla fine vanno a complicare la quotidianità di ogni cittadino, perché quando inizi a dire vabbè, allora la mia città metropolitana, dove io dovrei avere una serie di connessioni tra i comuni che ne fanno parte, perché ovviamente vivi le stesse problematiche, che ne so, la cintura dei comuni intorno a Roma, il problema della viabilità verso Roma, del pendolarismo, quando io vado a pensare questi comuni mi possono servire per un discorso di servizi che porto verso l'esterno, quindi nella nostra idea, per esempio nella gestione dei rifiuti, ci sarebbe tutta una cintura di attività imprenditoriali che si potrebbero creare relative a tutto il riciclaggio per andare verso rifiuti zero, invece nel loro progetto magari è faccio un bel ciclo di discariche intorno a Roma, sempre che trovi un comune che me lo permette, eccetera, eccetera. Quando tu fai un intervento del genere senza pianificazione, alla fine ti trovi a gestire un territorio senza avere un'idea di questo territorio. Un'altra delle cose che la classe politica ha dimostrato in questi anni, che non vive nello stesso pianeta dove viviamo noi, evidentemente, perché non respira la stessa aria, non beve la stessa acqua, non mangia lo stesso cibo, perché altrimenti non si spiegherebbe come prendono determinati tipi di decisioni. Per questo è importante che non ci lasciate soli e che ci sia questa voglia di fare rete e di trovare insieme le soluzioni ai nostri problemi. Grazie. Praticamente cosa abbiamo fatto? Allora, anche in campagna elettorale abbiamo sempre preferito evitare di destinare dei soldi a associazioni di qualsiasi tipo, perché sennò ci avrebbero detto guardate, sono gli amici vostri, poi li date sempre a chi volete voi, come avete fatto a scegliere questa associazione rispetto a quest'altra. Quindi l'idea è stata quella di darli allo Stato. Abbiamo chiesto un fondo che già esisteva, però abbiamo chiesto la possibilità di poter mettere dei soldi, dei fondi all'interno di questo fondo, scusate il gioco di parole, perché non è possibile, cioè nei fondi statali non è possibile mettere propri soldi, chiamiamolo. Quindi abbiamo chiesto questo 2 mesi fa, 2 giorni fa è scaduto il decreto attuativo, ovvero il governo avrebbe dovuto fare una legge per dire è possibile da questo momento in poi che voi mettiate questi fondi là dentro. Questo non l'ha fatto, noi sappiamo anche perché, siamo l'unica forza politica che fa questa azione, che restituisce questi soldi, sono stati 1,5 milioni, ora saranno 2,5 milioni e 42 milioni di euro li abbiamo rinunciati di rimborsi elettorali, quindi loro si trovano secondo me un po' in difficoltà, perché noi lo facciamo e loro no. Quando venite pure voi fuori ha un impatto, cioè noi siamo dentro e li vediamo, ma cosa c'è fuori? Ce l'hanno con noi la manifestazione, usciamo invece noi del Movimento 5 Stelle, le persone ci abbracciano, insomma riusciamo a parlare, a discutere anche sull'emergenza abitativa, dentro erano terrorizzati perché ci sono stati un po' di scontri fuori da Montecitorio, noi eravamo lì con loro, li abbiamo fatti salire sopra, abbiamo visto quali erano i problemi che avevano riscontrato, gli abbiamo tirato fuori le nostre idee sull'emergenza abitativa, siamo continuamente in contatto, Roberta sta facendo un lavoro importantissimo proprio sull'emergenza abitativa. Cioè, non so se vi siete accorti, sull'energia elettrica l'Enel un tempo manteneva la bassa frequenza per un bel periodo di tempo, attualmente capita che dopo un mese ti mettono in bassa frequenza, dopo 2 mesi ti staccano la luce, non riescono proprio ad arrivare al concetto che uno non ce la fa, cioè che una persona
Se io le dico che la soglia di povertà è di 600 euro e la pensione minima è di 495, già lei capisce che c'è qualcosa che non torna. Se io so che sotto i 600 euro non riesco a vivere in questa società, come faccio a dare a una persona, soprattutto con una certa età, quindi ormai fuori dalla carriera lavorativa, a dargli 495 euro? Per questo noi abbiamo messo in piedi il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza serve intanto per dare dignità alle persone, perché la prima, a noi interessa che chiunque, qualsiasi cittadino possa avere una casa, potersi riscaldare, avere energia elettrica, poter mangiare, poter muoversi nella città, quindi utilizzare i trasporti pubblici e avere la possibilità che il figlio possa comprarsi dei libri di scuola e crescere culturalmente per migliorare tutti insieme questo paese. Quando mi sono svegliato venerdì ho sentito il Premier Letta che diceva di voler vendere 10-15 aziende statali, le quote di 10-15 aziende statali, tra cui Sace, tra cui Eni, Terna, Fincantieri, Enav, Grandi Ferrovie. Mi sono svegliato e ho detto ho paura. Oggi ho paura, perché? Perché con una tranquillità il Premier ci viene a dire che 5 miliardi, cerca di recuperare 10 miliardi, vi dico che l'IMU sulla prima casa vale 4 miliardi, quindi lui recupera 2 anni e mezzo di IMU, no? Vendendo queste società. 5 miliardi, metà di questi 10 miliardi, ha detto, servono per ridurre il debito pubblico. Questi soldi di cui parla il Premier Letta, questi 5 miliardi, non sono soldi come gli stipendi che abbiamo, che ogni anno dobbiamo pagare, quindi se tagliamo 5 miliardi di stipendio vuol dire che ogni anno risparmiamo 5 miliardi. Allora potrebbe, questo è un esempio, non è vogliamo tagliare gli stipendi, attenzione, per spiegare le spese di locazione, non parliamo di stipendi, parliamo di locazione, di affitti. Sapete che lo Stato, anche se ha un sacco di immobili, spesso va in affitto e paga bei soldi e quasi sempre sono amici loro, questa è la cosa più assurda. E allora, iniziamo a tagliare sulle locazioni, per esempio. Tagliamo 500 milioni di euro di locazioni anno e quindi ogni anno noi avremo 500 milioni di euro da poter pagare a posto degli interessi, ma se tu invece decidi di vendere le aziende che funzionano, che hanno degli utili, perché ricordate che se io vendo e qualcuno compra, vuol dire che il valore c'è, se no non se la compra nessuno. Quindi se voi decidete di guadagnare 5 miliardi una volta là, una volta soltanto, per pagarci i 5 miliardi di 85 di interessi, capite che siamo o siamo degli stupidi, oppure siamo in malafede, non è che si scappa. Quindi io non ho paura di dire, anche qua registrato dal Presidente Letta, che lei è una persona pericolosa e non ho paura a dirglielo. Non ho paura a dirglielo. Che una persona che mi fa un ragionamento di questo tipo è una persona pericolosa. Quando noi chiediamo partecipazione esterna è perché abbiamo capito che noi dentro e persone fuori, in sinergia, possiamo ottenere delle cose. Noi, quando siamo entrati là dentro, abbiamo in pratica rappresentato il cittadino semplice. Per gli altri partiti che stanno dentro Camera e Senato, noi siamo un fastidiosissimo insettino da schiacciare tutti i giorni. Le nostre proposte sono quelle che ci siamo dati in campagna elettorale. C'è un programma, abbiamo una serie di idee, non facciamo ideologia ma idea, e lo facciamo perché si possa vivere meglio, quello che noi chiamiamo il benessere interno lordo e non il prodotto interno lordo. Un nuovo modello di economia, un nuovo modello di vita, che non sia il semplice 8 ore di lavoro, devo mettercene altre 2 per arrivare, 2 per tornare a casa. Noi veniamo da 30 anni di offuscamento delle menti, fatto dalle televisioni in sostanza. Il berlusconismo, il vippismo, questo vedere il VIP come una persona importante, il leaderismo, avere un leader, qualcuno da seguire e non riuscire a pensare con la propria testa, è un qualche cosa che è stato inculcato nelle menti a partire da un'idea di un paio di economisti degli anni 30, del 1900. Hanno ben pensato che noi dovessimo in qualche modo diventare tutti uguali, avere come punto di riferimento questi VIP venuti dalla televisione, e alla fine le reti Mediaset hanno dato proprio la ciliegina sulla torta. Quindi ogni ragazzo adesso vede la persona bella, la persona con la macchina, la persona con l'orologio, quello con l'accessorio, e noi andiamo avanti con questo tipo di mentalità. Quindi questo è il sistema che è stato creato. Il nostro compito è quello di riuscire a svegliare le persone in qualche modo, dire loro quello che sta succedendo, informarli, e cerchiamo di farlo in questi momenti.
quindi scendendo in piazza e parlando sullo stesso pavimento, senza metterci sul piedistallo, con persone come noi, che hanno gli stessi nostri problemi, noi che li abbiamo vissuti, e quindi noi diventiamo portavoce di questi problemi, delle soluzioni che vengono proposte, che ci studiamo insieme e le portiamo dentro. La nostra economia è di tipo fallimentare, perché va tutto sul consumismo. Devi consumare di più, devi prendere un qualcosa, devi buttarlo, è tutto rifiuto. Noi compriamo rifiuti che dopo 6 mesi non sono più aggiornati e quindi ne compriamo un altro pezzo e lo dobbiamo buttare in discarica. È tutto un sistema economico fallimentare, ma non fallimentare per chi ha già soldi. La questione è 1% al 99%, noi siamo il 99% e ci stiamo impoverendo sempre di più. L'1% che possiede già soldi continua a speculare su di noi, va a portare il lavoro fuori, le produzioni all'estero, si arricchiscono ancora di più. E cosa fanno oltre a questo? Finanza creativa. Quindi non investono più i soldi nelle aziende, nelle produzioni locali, ma vanno e fanno finanza, cioè speculano finanziariamente su quelli che sono i valori delle azioni, eccetera. Questa è l'ultima borracina dell'acqua pubblica e noi stiamo lavorando anche per questo. L'obiettivo, io sono entrata in Parlamento con questo obiettivo, ripubblicizzare il servizio idrico ed evitare che vengano venduti i nostri gioielli. I nostri gioielli sono anche una cosa che si chiama cassa depositi e prestiti. Era la cassa nata nel 1860, quindi ancora prima dell'Unità d'Italia, e serviva agli enti locali, comuni, per poter fare delle opere e per poter migliorare la vita delle persone in quei comuni. Venivano prestati soldi agli enti locali a un tasso calmierato, un tasso basso di interesse, 2%, 3%, una roba del genere. In questo momento cassa depositi e prestiti, nel 2003 viene ad essere privatizzata, entrano le fondazioni bancarie che sono le proprietarie delle banche, in questo modo nel mercato del credito degli enti locali ci entrano anche le banche, quindi il nostro debito aumenta perché gli enti locali prendono a prestito soldi al 5-6%. Cassa depositi è una, diciamo, un gruzzoletto formato da circa 235 miliardi di euro che viene dal risparmio postale, non dai conti correnti postali, il risparmio, quello che è il libretto, quelli che sono i bond che emette, eccetera. Quei soldini noi vorremmo che venissero dedicati di nuovo, che tornassero ad essere utilizzati dagli enti locali come erano utilizzati prima, quindi a un basso tasso di interesse, di modo che gli enti locali possano accedere più facilmente a questi tipi di prestiti e possano fare le opere utili, non le grandi opere inutili nelle quali adesso stiamo mettendo soldini. A maggio abbiamo approvato un decreto legge che si chiamava emergenze ambientali, dentro non c'era nulla di emergenza ambientale, c'erano solamente le privatizzazioni delle autostrade, il TAV, le grandi opere inutili. Quindi ci prendono anche in giro sui nomi. La nostra idea è quella di riprenderci la cassa, buttare fuori le fondazioni in qualche modo, perché in questo momento la cassa si sta occupando di privatizzare aziende, fa unire grossi colossi, grosse aziende ex municipalizzate dell'acqua e delle multiservizi in genere e crea delle enormi società che gestiscono i servizi pubblici locali, energia, gas, acqua. Per esempio era al nord, la loro idea è quella di poter assegnare tutti i servizi idrico ad Acea per il centro Italia, e il sud Italia lo lasciamo completamente allo sbando perché in fondo lì ci sono le mafie e quindi lo Stato non interviene mai quando c'è un altro Stato che si occupa del territorio, diciamo. Ripeto, un'azione esterna e un'azione interna in sinergia funzionano, perché sì, siamo 106, però siamo l'insettino da schiacciare, siamo fastidiosi, perché noi rappresentiamo, in una democrazia rappresentativa, nonostante questa abbia completamente fallito il suo mandato, rappresentiamo la cittadinanza. E lì dentro gli diamo molto fastidio. La regione ha accumulato un debito immenso, poi lo sapranno anche i cittadini, la regione regola la vita di ciascuno di noi in maniera importantissima, la sanità, la salute, gli ospedali, pronto soccorso, i trasporti, i rifiuti, e quindi sono tutti e tre argomenti che incidono sulla vita di ciascuno di noi in maniera pesantissima, io dico quasi, diciamo, in maniera quasi paradossale, ma ancora di più quasi del nazionale. Quanti denari transitano
nel bilancio della regione, miliardi di euro e gli ospedali e la questione delle discariche, la questione del trasporto pubblico, pensate ai pendolari, è in questo disastro. Per la Commissione Salute e Sanità abbiamo aperto fascicoli d'inchiesta, abbiamo cominciato a capire come funziona il sistema, la grande voragine sanitaria, perché si prendono sempre provvedimenti ovviamente da parte della maggioranza, le case della salute, tutto a posto, eccetera, ma continuano a morire le persone nei pronti soccorso, continuano a girare una marea di sprechi, a non esserci un sistema ragionato delle spese, e la regione andrà di questo passo, potrà andare in default. Quando è che finirà la prepotenza, lo spadroneggiare, questa superbia? Quando ci sta il controllo dei cittadini, quindi dice: come facciamo noi? Mica possiamo venire al Parlamento, a regione con voi, ci stanno le webcam, ci stanno le informazioni, ma ci deve essere di base la voglia del singolo di andarsi ad informare, perché se manca questa, ciascuno vivrà nel proprio orto. La questione delle discariche è esemplare, se non la fanno davanti a casa di alcuni cittadini, gli altri non se ne interessano, ma è sbagliato questo, perché la politica lo sa e perché quindi riesce a manovrare e a gestire molto meglio questo problema, perché sa che riguarda una parte limitata di persone. Vogliamo che i cittadini, che le decisioni, le grandi decisioni, fai un'opera pubblica, mi fai un ponte che non me ne frega niente, che non lo uso, me lo devi dire prima. Noi stiamo cercando di creare una obbligatorietà di coinvolgimento dei cittadini nel decidere se una cosa è utile o no, ma se uno è un diritto questo. Perché fare prima, fai un'opera, spendi 40 milioni, 50 e poi dici: ah, non la usate, ci siamo sbagliati. Quando siamo entrati nella regione abbiamo sentito subito tra i cittadini, cioè camminare nei corridoi e essere visti come persone che stanno facendo il loro lavoro per bene, delle persone oneste, pulite, che non hanno fatto promesse a nessuno per arrivare là dentro, perché lì insomma si sa che bisogna ricevere 15-20 mila voti. Guardate che è una grande soddisfazione, è una cosa che qualifica le persone, i diritti e l'individuo, è una cosa bellissima. Io lo rimarco ogni volta, forse sarò ripetitivo, ma è bene dircelo. Eventi come questo, secondo me, sono qualcosa che ci riempie il cuore, ci riempie di energia, ci riempie di forza e di vitalità per andare avanti, per prepararci ad approcciare questa maratona del bilancio. Noi da stasera avremo consiglio comunale praticamente a oltranza fino a venerdì per approvare questo bilancio previsionale del 2013, quindi insomma siamo un po' alla fiera dell'assurdo. E iniziative come questa per noi sono vitali. Io invito magari chi ci sta ascoltando dalle finestre alla prossima volta, il prossimo mese, tra due mesi, quando torneremo qui, a scendere con noi, perché ne vale veramente la pena. E purtroppo la situazione della nostra città in particolare è talmente grave che non possiamo più permetterci solo di stare alla finestra, ma dobbiamo agire direttamente. E poi, scendendo un po' nel concreto, io vedendo un po' qui, un po' prima ho esplorato, ad esempio mi veniva in mente: questa sarebbe un'area bellissima dove mettere in pratica gli orti urbani, un qualcosa che sarebbe fondamentale. Vedo anche alle mie spalle, davanti, abbiamo una distesa di verde che comunque è sottoutilizzata, diciamo, perché non è proprio abbandonata, anzi vedo dei belli alberelli, però potrebbe essere valorizzata ancora di più magari con degli orti urbani. Dobbiamo riappropriarci di quelle che sono le ultime aree verde rimaste, difenderle e anzi valorizzarle. E quindi ecco, mi preme a me sempre sottolineare questo, come la periferia abbia in realtà dei potenziali immensi che però non vengono mai utilizzati, o anzi il sistema fa sì di lasciare le periferie a se stesse, abbandonate, scollegate. Mi viene in mente il discorso dei mezzi pubblici, io lo vedo tutti i giorni, le periferie sono un qualcosa spesso dei non luoghi sbattuti là e ti impediscono proprio anche fisicamente poi di vivere la città. Premesso che ogni periferia, ogni municipio dovrebbe essere a sé una cittadina con tutti i servizi, con tutti i collegamenti, con tutti i servizi, la scuola e quant'altro. Invece ti fanno saltare da una parte all'altra della città, poi spesso con mezzi pubblici inefficienti, con strade trafficate, ti costringono a prendere la macchina. È un qualcosa, proprio un paradigma che poi va rigirato e rivisto. Ripartire dalle periferie, valorizzarle, farle diventare ognuna un piccolo quartiere, una piccola cittadina, una piccola comunità. Poi ce ne accorgiamo giorno dopo giorno che ci danno un pezzetto di qualcosa, un pezzetto di ti aumento la tassetta, ti tolgo il
la pensione, la scuola te la chiudo e te la metto un po' più lontana, la strada non te la riparo, i problemi della città sono immensi, sono devastanti, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, ci tengo a sottolinearlo, non è solamente colpa di Alemanno, io penso che i danni maggiori l'abbia fatta l'amministrazione Veltroni a Roma, anzi mi sento anche di confermarlo e di sottoscriverlo. Quindi poi anche quando raccontano la storiella che si passa nel barile, è colpa di questo, è colpa di... lo vedevo ieri in commissione, è colpa di questo, ma voi l'anno scorso avete fatto peggio, ma voi avete fatto uguale, ma voi non dovete parlare. Lo fanno appositamente per scaricarsi il barile tra di loro, per ridurre la politica a tifo da stadio, io sono di questo, tu sei di quell'altro, quindi a creare le fazioni. Sono state pubblicate le spese della campagna elettorale. Io e Virginia abbiamo speso 130 euro per uno. Mamma mia ragazzi, ci sono, è un po' tanto. Io sottolineo anche, poi purtroppo ho speso 130 euro perché un ordine mi era sballato, mi era in ritardo, se no avrei speso anche di meno. I nostri colleghi hanno speso la nostra stessa cifra ma con 3 zeri in più. Quindi poi io dico sempre, questa gente come fa a rappresentare le persone? Se loro hanno investito delle cifre che vanno ben al di là di quello, diciamo, che tra virgolette lo stipendio del consigliere Capitolino, è evidente che sono stati pagati da qualcuno o comunque stanno portando avanti gli interessi non dei cittadini. Quindi poi ecco, l'appello che vi facciamo è: prendiamo consapevolezza di questo, parliamo con gli altri, informiamoli e cerchiamo di far capire che il vecchio sistema dei partiti e la politica non è più sostenibile. Il motivo per il quale noi siamo entrati è proprio quello di portare la voce dei cittadini all'interno delle istituzioni e questo lo facciamo parlando con voi qui in questi incontri pubblici, parlando con voi quando venite all'interno delle nostre sedi che sono sempre aperte, parlando con voi per strada in ogni angolo della città e all'interno dei tavoli di lavoro che sono praticamente dei gruppi tematici di persone che ci aiutano ad approfondire e lavorare sui temi che dobbiamo affrontare quotidianamente. Non vogliamo essere solamente, come dire, lo sportello al quale portare i problemi, ma vogliamo essere il tavolo, il punto che prova ad affrontare questi problemi, prova ad affrontarli ovviamente con delle lenti diverse, con delle lenti che siano scevre da tutti quei concetti relativi al profitto individuale, ma che possano in qualche modo partire da un concetto molto diverso, che è il rispetto della persona, il rispetto dei cittadini, il rispetto di quello che siamo. Quindi noi affrontiamo i problemi da questo punto di vista. È evidente che le nostre soluzioni non sono molto in linea con quello che è lo schema mentale dei politici con i quali ci troviamo a confrontarci, perché noi destabilizziamo, le nostre idee sono idee che non piacciono o che talvolta piacciono talmente tanto che dovevano essere cavalcate da loro. Non è raro che quando in consiglio all'Assemblea Capitolina noi proponiamo delle mozioni e ci sentiamo rispondere da opposizione, da maggioranza, sì, bello, però ritiratelo perché magari ci lavoriamo insieme. No, ma noi avevamo un'idea simile, perché non ritirate la vostra mozione che la facciamo noi? Sono anni che in realtà voi avete la possibilità di fare tutte queste cose che noi stiamo proponendo in appena 4 mesi, dagli orti urbani, per dire una stupidaggine, a tutto il discorso della metro C che Enrico ha portato avanti. Peraltro abbiamo sfruttato all'epoca una dichiarazione del consigliere De Luca, che davanti ai giornali aveva pubblicamente dichiarato che riteneva opportuno stoppare, fermare i lavori, correggimi se sbaglio, all'altezza di San Giovanni, perché il percorso successivo da San Giovanni al Colosseo sarebbe stato effettivamente forse troppo dispendioso, troppo complesso, insomma aveva pubblicamente dichiarato questa cosa, quindi noi giustamente abbiamo preso la palla al balzo per la serie quando ci ricapita.